Allora, finalmente io adesso vorrei iniziare rimproverandovi, perché tu, come ben sai, dovevamo iniziare per mezz'ora fa e quindi io per mezz'ora dovevo inventare un sacco di cavolate e ti assicuro che uno non sa raccontare le barzellette, due non le so, e quindi io veramente ho annoiato questa gente che spero adesso tu farai divertire. Ma onestamente credo che già questa maglietta e questa gonna fanno simpatia. Poi per arrivare a questi livelli ci può solamente una mutanda e l'infratello. Me l'avevano detto che mi avrebbe trattato male, quindi io lo tratterò di conseguenza. No, non male, assolutamente. Beh, in ritardo il napoletano, pure se sta in orario, aspetta il caffone, giusto per... Hai capito? Mi sembra giusto. Quando uno c'ha uno status quo da mantenere. Questo sì. Comunque iniziamo, io vi ho già detto qual è diventata la prima domanda che gli avrei fatto, quindi voi la sapete già, lui no. Noi ci possiamo sedere oppure diciamo... Io vorrei stare in piedi. Ah? Io vorrei stare in piedi. Tu vuoi fare quello, così è la padrona di casa. Perché sono alta e slanciata e quindi vi voglio far vedere, vi voglio far vedere tutta la mia bellezza. Ci sediamo poi. Allora, magari poi gli metto dritti. Ma sì. Innanzitutto volevo, se mi consentite, perché poi i tempi si stringono, e volevo dire a Mosè che sta dividendo le sette. Ringraziare i ragazzi, perché già so che domani mattina tutto quello che stiamo facendo stanno registrando e andrà o sulle bancarelle di puntici o ci troveremo su YouTube, perché tutto il mondo è il paese. Immagini tu su YouTube con questa maglia rossa. Sono già stata, perché io con questa maglia rossa ho già fatto un'altra intervista, ho pochi vestiti. Cioè, ti immagini che Daffy vede questa maglia di boh, managgia, e che Daffy. Sarei un'eroina, per una maglia ho salvato il mondo. Comunque, siamo qui per i 150 anni di Unità d'Italia. Beh, mi auguro che ci manteniamo di meno. Se parli, sì, e finiamo a mettere la parola, perché se la sentite. Perché abbiamo scelto di chiamare proprio te? Che cosa c'entri tu con l'Unità d'Italia dei 150 anni? Beh, ti informo che molto probabilmente Verdi andrà porta a porta a parlare proprio dei 150 anni. Di porta a porta. Di 150 anni di porta a porta. E mi fa piacere se vieni tu tipo maniglia, perché ci vuole vicino una vicina alla porta, una maniglia che mi dà una mano. Io comunque, visto che sto tanto simpatica a questa gente, la pregherei di difendermi e di alzare la mano ogni tanto per dire qualcosa a mio favore. Già ti difendo io perché sei carina. Grazie. Ma la cosa... Guarda, adesso ti starò simpatica, mia nonna è napoletana. Veramente? Veramente, ovvero. Ah, ecco, questo già lo fa, hai fatto il mio fritto buono. Voi questa mattina. La cosa bella in tutta questa scenetta è che beh, non mi caga nessuno, cioè questa è la cosa più interessante. Io ve l'ho detto. Fatto una mezz'ora di scuola. No, ho detto dormi un altro poco, che ogni volta che fa il movimento si crea l'effetto alle scafo a capo. No, mentre Alessandro ci delizia con questa sua simpatia, io però tornerei seria. E perché c'è la mamma e papà? E quindi, finché qualcuno di voi non si scalda e non decide di intervenire e domandare quello che vuole, certo, la certo. Prima domanda, un po' la facciamo cattiva, noi. Gliela facciamo noi. E quindi lo interroghiamo sul Risorgimento. Ecco, 150 anni all'Unità d'Italia, ti tocca un'interrogazione. Tu come andavi a scuola? No, ma io non rispondo. Io... non risponderò mai a nulla, perché sono anni, pensa che io sono andato a, ho fatto l'università, no? Scienze politiche, l'ultimo esame si presi 23, non l'accettai perché non guaiava a mettere tutti i 18. allora io feci una scelta personale, mi pare giusto. No, io non sono sempre stato contro
so che mi siete preparate le domande, ma le avete preparate inutilmente. Grazie. I sei mesi di lavoro. Io sono proprio contrario a proprio all'ansia delle domande, cioè proprio anche ai ragazzi, cioè, sarebbe bello se gli insegnanti dicessero vicino agli alunni, sentite, vi voglio informare, vi video su. Voi dovreste essere interrogati, sappiate su, iniziate a preparare, ditemi l'argomento che ci può fa piacere, io vi aspetto. Quando sarà? E abbiamo dei problemi tecnici serissimi. Comunque senti, io la domanda me la so preparata, mi sono studiata il risorgimento e quindi tu adesso vuoi o non vuoi mi devi rispondere. Sì. Non me ne frega niente. Vabbè, se ci dobbiamo annoiare, 1921, 1921 in 1921. Italia. 1921. Eh già. 821. Ah no, mamma mia, povero... veramente povero Garibaldi, chissà che sta avanzando. Prova. Ok. Vai. Quindi, 1821, modi costituzionali. A Napoli nasce la Carboneria, famosa società segreta. Come hanno fatto i napoletani a mantenerla segreta nonostante siano famosi per non saper parlare a bassa voce? Ma guarda, questa è una cosa che ho questa è una cosa che ho studiato pure io, nel senso che veramente è una cosa difficile. Devi sapere che attualmente hanno messo le telecamere a Milano, in ogni angolo della città di Milano stanno le telecamere, no? E comunque i milanesi sono spiati 24 ore su 24. A Napoli voglio dire, si è trovata questa soluzione. In ogni angolo ci stanno al quarto piano due signori affacciati. Quindi diciamo abbiamo risolto clamorosamente questa cosa. Bene, clamorosamente bene. Quindi se ti vuoi. Io parlo, ma questo fischio. Vabbè, che ti aspettavo. Ti devo dire una cosa, fai la domanda, che è importante. Giusto. Ma tu la risposta già l'hai finita? No, nel senso che tu dici, sento che il microfono fisica, che ti aspettavo, gli applauso. No. Ci scusiamo per il problema tecnico. Io non conosco l'alfabeto Morse, quindi non vi capisco. Prendi il fisso. Prendo il fisso. Sì, è meglio perché sui cellulari. Mi sentite adesso? Sì. Allora. Ma per esempio, non ti piace una cosa alternativa tipo parcheggiatore, queste cose? Cioè, per forza. Poi soprattutto il parcheggiatore napoletano è simpatico, no? Non so se qua ci stanno i parcheggiatori abusivi. Ah certo, quello sotto quel punto di vista tutto il mondo è paese. Cioè ci stanno, non mi vedo convinto. No. Ma io non l'ho mai visto, sinceramente, però l'ho visto a Napoli. E se vuoi puoi dirci. Noi ormai è un parcheggiatore che esiste, no? Il parcheggiatore che esiste, ormai chiede soldi anche così alle persone che sono di passare. Cioè una cosa imbarazzante, 3 euro. Sono venuto con Pullman. E allora 5 euro perché è più grande. A proposito di Napoli, di tutti questi luoghi comuni che poi fondamentalmente non sono tutti luoghi comuni. No, non ti hanno proprio visto, non ti hanno proprio visto. Cioè chi le ha fatto tutto un giro, no? Chi le ha fatto anche così? Ha passato un po' la testa qua. Con capitone arrivato.